Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Anche oggi inizio dal lettone, mi sono letteralmente appena svegliata, quindi come al solito scusatemi la faccia super addormentata. Oggi sono molto preoccupata ragazzi per Gata Stellina perché non appena sono tornata avevano appuntamento dal veterinario, sia Gatto Denver che Gatta Stellina. Gatto Denver l'ho già portato, se avete notato nell'altro video, alcuni di voi l'hanno notato, si vedeva poco ma l'avete visto, che occhio! Gli hanno rasato un po' il pelo per fargli il prelievo del sangue, quindi appunto si vede un pochino, però ha tutti i valori nella norma, quindi Gatto Denver sta benissimo. Avevo portato anche Gatta Stellina sia per fare l'esame del sangue che per far controllare questa massa. Sì, è una massa sottopelle che ha sulla pancia ed è diversa rispetto a quelle che ha sulla schiena. Una sola di quelle che ha sulla schiena sono riusciti a fare una biopsia e hanno visto che si tratta soltanto di un lipoma, quindi un accumulo di grasso. L'altro non sono riusciti, ma è molto simile al lipoma, quindi 99% anche quello è un lipoma. Però questa massa che lei ha sulla pancia non si riesce a capire che cosa sia. E quando l'ho portata dalla veterinaria, allora, a parte che ho dovuto tenerla io perché Gatta Stellina è tremenda dal veterinario, cioè lei veramente salterebbe al collo della veterinaria e cioè, la sbranerebbe se potesse. Quindi devo esserci io lì a calmarla perché Gatta Stellina è l'esatto contrario di Denver, è proprio agguerrita, cioè, fa paura, ringhia, è una cosa incredibile, cambia proprio atteggiamento completamente. Ho cercato di tenerla, e cioè l'ho tenuta e quindi il medico, nonostante Audrey si lamentasse tantissimo, è riuscita a tastare molto bene questa massa, però non riesce a capire solo tastando di che cosa si tratta, cioè non mi ha detto è solo un lipoma, non ti preoccupare. Non è riuscita a capirlo, quindi bisogna per forza fare una biopsia. Il problema è che Audrey non sta ferma un attimo e quindi ho dovuto prendere un nuovo appuntamento per oggi in cui le faranno l'anestesia totale, purtroppo, per poter capire che cos'è questa massa sulla pancia. E poi le fanno anche gli esami del sangue, e le controllano anche l'altro lipoma, che però sarà sicuramente un lipoma il problema. La cosa che mi fa più preoccupare è questa cosa che ha sulla pancia, che anche il fatto che si trovi lì, mi agita questa cosa, non sto bene. Tutti, specialmente ieri, non sono stata per niente bene, ero stra preoccupata, perché mi aspettavo che. A parte che mi aspettavo di avere una buona notizia quando l'ho portata la scorsa settimana, mi aspettavo che la veterinaria tastando mi dicesse: ah, non ti preoccupare, un lipoma, come è successo per gli altri. Invece stavolta non è stato così, quindi già questo mi ha messo ansia. In più ha potuto darmi appuntamento solo oggi, in più appunto più si avvicinava a questo appuntamento più io ero in ansia e oggi non vedo l'ora di portarla e non potevo filmare nessun altro video se non un vlog perché non sono proprio nel posto mentale giusto, diciamo, perché sono, sì, sono molto spaventata. Non so neanche se mi faranno aspettare lì o mi diranno vai a casa e torna più tardi. Io onestamente mi piazzerei lì e aspetterei direttamente che mi diano, perché devo aspettare che si addormenti, ovviamente che faccia effetto l'anestesia. Poi, sì, no, poi penso che sia abbastanza veloce il tutto, a meno che non debbano mandare il campione in laboratorio. Quindi io spero di avere il risultato oggi, perché non so se ce la posso fare un'altra. A parte che non dormo stanotte, se non mi danno il risultato, però vabbè. Sono contenta da una parte perché questo accumulo non è cresciuto. Da quando me ne sono accorta, però è anche vero che non me ne sono proprio accorta e già è parecchio grandino. Boh, non lo so, non voglio neanche spaventarvi perché alla fine sono sicura che non sarà niente. Quindi, ragazzi, sì, questa è la giornata di oggi. Scusatemi se sono un po' giù oggi. Sapete che io non voglio portare negatività sul mio canale, eccetera, però questa cosa non mi fa stare per niente tranquilla. Quindi adesso mi preparo e andiamo direttamente. Non riesco neanche a fare colazione, vi giuro, volevo sforzarmi. Sono detta no, mi sforzo, comunque no, non ce la faccio. Quindi mi preparo e andiamo, che già non sarà facile costringere Gatta Stellina ad entrare nel trasportino. Ogni volta è una lotta. Ciao patatina! Ciao!
Ciao, patatina. Catastellina ha tanta fame, ma deve stare a digiuno per gli esami del sangue. Scusa, Catastellina, devi soffrire un po' la fame oggi. Lo so, lo so. Si sta già accorgendo che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa di strano nell'aria. Brava, patatina. Brava, patatina. Dove va, Catastellina? Va dal dottore? Catastellina, va dal dottore? Che brava. Ma che brava! Tanti baci anche a voi. Sono riuscita a farla entrare nella gabbietta e siamo in macchina. Non è tanto tranquilla, ma almeno ha smesso di piangere, è un po' tranquillizzata. Sta guardando tutto molto spaventata, però almeno non piange più. Dai, Catastellina, forza, Catastellina. Non vi ho neanche fatto vedere il trucco e l'outfit di oggi, ragazzi, scusatemi, ma sono appunto in ansia, che pensavo fosse un pochino meglio, invece sta montando tantissimo, cioè si sta alzando l'ansia tantissimo, quindi non vedo l'ora di avere le risposte. Ok, ho lasciato Catastellina dalla veterinaria a malincuore, con molta difficoltà, però siccome mi ha detto che dovrei tornare tipo tra 2 ore, non ha senso stare qui 2 ore ad aspettare. Quindi mi ha convinto ad andare a casa, adesso le fanno l'anestesia generale, le fanno gli esami del sangue e soprattutto le fanno la biopsia appunto a questa massa che non vedo l'ora di sentirmi dire che non è niente. Quindi adesso riprendo Uber e torno a casa. Mio, è strano star da soli senza la Catastellina, lo so, poi torna, non ti preoccupare. Oh, gatto Denver, amore mio. Vuoi la pappa tu, vero? Tu vuoi sempre la pappa. Amore mio, poi torna la Catastellina, sì, poi torna. Questa attesa è tremenda, ragazzi, finalmente andrò lì prima. Uscirò adesso, non ce la faccio più. Ho cercato comunque di calmarmi, quindi sono stata con gli occhi chiusi un pochino, senza videocamera, senza cellulare, per non meditare, diciamo, ma più o meno, almeno ascolto il mio respiro e libero la testa dai pensieri e riesco un attimino appunto a calmare l'ansia e a farla sparire, scemare. Sono riuscita un po' a tranquillizzarmi, ma non vedo l'ora di andarla a prendere e arriverò lì magari 20 minuti prima, però voglio uscire adesso. Denver nel frattempo non si dà pace, continua a miagolare tantissimo. Denver! Amore mio! Dov'è la gatta Stellina? Dov'è la gatta Stellina? Lo so, lo so. Ma sì, adesso torna, gatta Stellina. Lo so, amore mio. Vieni qua. Vieni, amore No, è tutto agitato. Dovete pensare che Gatto Denver non è mai stato qui senza Gatta Stellina. Cioè, quando lui è arrivato, già c'era Gatta Stellina e lui è abituato ad averla vicina in qualsiasi momento. E so che se io non ci sono, lui va sempre da lei a cercare conforto. È tipo la sua sorella maggiore e lui la adora, anche se lei lo tollera a malapena, così come tollera a malapena me, lo sappiamo. Però lui la adora, quindi ci soffre adesso che non c'è. Lo vedo veramente molto agitato, che non lo vedo mai così. Di solito se sono sul divano, non viene, mi fa le fusa, mi dà i bacini, invece adesso proprio è sì, poverino, preoccupato. Dovrei essere lì tra mezz'ora, ma esco adesso e arriverò lì appunto tipo 20 minuti prima, ma non fa niente, mi siedo là fuori e aspetto. Ottimo!
ottime notizie, ragazzi, ve lo dico subito così vi tranquillizzo, non vi faccio preoccupare oltre, si tratta soltanto di grasso, è solo un lipoma, non è un tumore, avevo paura di pronunciare anche solo questa parola, comunque non lo è, non serve nemmeno mandare i risultati al laboratorio perché è convinta appunto che si tratti di lipoma, mi ha detto soltanto di tenerlo d'occhio tanto per sicurezza, però non c'è assolutamente niente di cui preoccuparsi, quindi mi sono tolta un peso gigantesco, veramente enorme, che poi sono arrivata prima e dopo, quando era arrivato il mio turno, ho dovuto comunque aspettare perché c'erano state delle emergenze nel frattempo, quindi l'attesa è stata abbastanza dura, abbastanza impegnativa, perché speravo appunto di avere news subito, invece poi alla fine ho dovuto aspettare tantissimo, però insomma un sollievo, adesso sono molto tranquilla e non vi ho... Dove è andata? Sta riprendendo dall'anestesia ed è un po' tutta stralunata, non mangia da stamattina prestissimo e ancora non se la sente, ha vomitato due volte, ma mi hanno detto che a causa dell'anestesia generale è normalissimo che vomiti e che non mi devo assolutamente preoccupare, e mi hanno detto che quando se la sentirà di mangiare di provare a darle piccole quantità di cibo che non le faccia male. Nel frattempo ce l'ha a morte con Denver e se prova ad avvicinarsi a lei gli soffia e si arrabbia, quindi gatto Denver si tiene a debita distanza molto furbamente. Bravo gatto Denver, hai visto che è tornata gatta Stellina? E qui c'è la nostra principessa che è stata tanto 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 brava, ma che appunto ancora non sta bene e riesce a camminare malissimo, sembra un po' tutta ubriaca, poverina. La vedo proprio che è sofferente perché non fa le fusa. Forse deve vomitare ancora un pochino. Oh, gatto Stellina, sei tutta bagnata, ma che cos'è? Ti devo spazzolare. Patatina. Comunque, adesso dobbiamo solo aspettare che si riprenda dall'anestesia, piano piano piano. Hanno analizzato anche le altre due masse, si tratta sempre di grasso, quindi adesso non ci resta che aspettare i risultati degli esami del sangue, perché un'altra cosa che un pochino ho notato che beve più del solito, però può essere che comunque faceva caldo, magari insomma l'estate eccetera, quindi per sicurezza vediamo appunto ancora i risultati dell'esame del sangue, che arriveranno prossima settimana, verso metà settimana, quindi. Però ecco, la cosa che più mi e ci preoccupava anche la dottoressa era questa massa sulla pancia, quindi sì, mi devo ancora un pochino riprendere in realtà, ragazzi, perché tutta l'ansia che mi è montata in tutti questi giorni, in tutta la mattina, adesso piano piano va a scemare, piano 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 piano, quindi sono ancora un po' adrenalinica. Respira Nicole, respira. Nel pacchetto grande che avete visto prima, intanto spacchettiamo questo così mi riprendo un pochino, mi tranquillizzo, pensiamo a cose belle. Mi è arrivato questo pacchetto da Benefit. Io adoro, lo sapete, adoro i packaging di Benefit, dei pacchetti che mi mandano, sono sempre molto in stile mio, rosa, cuoricini, adoro il branding di Benefit e poi adoro questo brand, come ben sapete ci ho collaborato e insomma ci sono particolarmente affezionata, e questa è la nuova brow pomade, è tutto scritto in olandese in realtà, ragazzi, perché è un pacchetto da parte di Benefit Olanda, ma gli stessi prodotti li trovate anche in Italia ed è disponibile in, ma devo dire che di tonalità ce ne sono molte, sono 8 diverse tonalità. La box è troppo carina, sembra una valigetta, quanto è bella. Lasciate stare la scrivania sporca, ragazzi, che è sempre piena di cipria, nonostante io la pulisca costantemente, ma è troppo, troppo carina. Riuscite a vederla bene con il sole? Penso di sì. E si chiama Love Your Brows. Apriamola assieme. No, vabbè, ci sono due scomparti. Allora, nel primo ci sono i prodotti per le sopracciglia. C'è la Precisely My Brow Pencil, che io adoro. C'è la Gimme Brow
la nuova pomade, la brow pomade ed il 24 hour brow setter, il gel fissante. Bellissima la box, devo dire. E adesso la apriamo assieme e la mia colorazione è la 2.5, a volte uso la 2.5, a volte la 3. Ed eccola qui la pomade. Penso che la colorazione sia perfetta, assolutamente perfetta. Packaging molto carino e questo è il tappino. Non spacchetteremo gli altri tre prodotti, qui vi farò l'unboxing completo su Instagram. Insomma, questi tre prodotti già esistono nella gamma di Benefit e sicuramente già li conoscete. E poi sono curiosa di vedere che cosa c'è qui sotto. C'è il doppio pennello in full size che avevo inserito anch'io nel mio kit di Benefit, lo adoro. Da una parte c'è lo scovolino per pettinare le sopracciglia e dall'altra c'è il pennellino angolato. Questo, no vabbè, che cos'è? È un mini secchiello, che carino, con il logo Benefit fucsia. No vabbè, un'altra confezione di pomade, quindi ho già un backup fantastico. Questa è la 3, perfetto, perché a volte utilizzo la 2.5, a volte la 3, ve l'ho appena detto, adoro. E poi vedo che ci sono anche queste, sono splendide ragazzi, hanno tutte queste stelline sparkly intagliate bellissime e c'è anche il pennellino, insomma la spazzolina per pettinare le sopracciglia. E in questa piccola pochettina, ragazzi, quanto posso amare i mini size. Questo è un mini size dello specchio di Benefit che io ho anche in full size, tra l'altro. Love Your Brows, adoro, cioè adoro, troppo bellino. Per farvi vedere, ho preso il full size, eccolo qua. Questo è il full size, lo specchio grande, sempre naturalmente di Benefit. E questo è il fratellino piccolino. Sono tornata a vigilare su Gata Stellina, che nel frattempo si era addormentata, ma adesso sta di nuovo. Non so che cosa stia facendo. Sta andando in giro senza una meta perché non si sente bene. In realtà, adesso provo a darle di nuovo qualche crocchetta. Ma Tini, hai fame, patatina? Hai fame, patatina? Ah, sì, adesso forse fa la pappa. Denver, tu lasciala lì. Lasciala in pace la gatta adesso, tu la pappa già l'hai fatta. Denver, lasciala in pace, lasciala in pace. Mamma mia, gatto Denver sta rischiando grosso. Denver, lasciala in pace, lo so che c'è un odore strano, è il veterinario, lascialo stare. Brava gatta Stellina che fa la pappa, brava. Sono molto contenta che stia mangiando perché sarà la quinta volta che cerco di darle la pappa e non mangia dalle 7:30 di stamattina. Brava patatina. Aggiornamento ragazzi, ho passato tutto il pomeriggio a vegliare su Gatta Stellina. Ho richiamato la veterinaria perché mi stavo preoccupando tantissimo. Gatta Stellina ha mangiato qualche crocchetta, davvero poche, e poi ha vomitato subito. E mi hanno detto di provare a darle un po' di cibo perché appunto non mangiava dalle 7:30 di mattina. Quindi poi ho aspettato ancora un po', poi voleva mangiare di nuovo, l'ho lasciata, ma giusto 5 crocchette. Appena mangiate, vomitato anche quelle, quindi ho chiamato la veterinaria e mi ha detto che è normale di toglierle proprio il cibo. Evidentemente il suo stomaco in questo momento non riesce a sopportare neanche solo 5 crocchette, quindi le ho tolto proprio il cibo. Adesso sono passate 3 ore ed ha mangiato un pochino delle crocchette. Ero super preoccupata, ragazzi, perché non si è mai, cioè non, allora, quando si è operata, quando l'ho sterilizzata, e penso fosse stata l'unica anestesia totale che Odri ha mai fatto, quella volta si è ripresa parecchio in fretta dall'anestesia, però è ovvio, era molto più giovane, quindi non lo so, però non me l'aspettavo, pensavo che appunto si riprendesse molto in fretta, poi vabbè, probabilmente dipende anche da anestesia, anestesia, e questa è stata una bella botta per Gatta Stellina, eh. Non è facile, ancora adesso che ormai è tardi, fuori è buio, ancora adesso non sta bene, la vedo proprio che è sofferente, non riesce a dormire, è sveglia tutto il giorno, che è stranissimo per un gatto, sì. Sta sveglia, non riesce a dormire. Adesso ho mangiato di nuovo, spero vivamente che non vomiti ancora. Questo suono è la TV, comunque è partito il telefilm. Eccoci. Spero che riesca a dormire un pochino, ma evidentemente sta così male che proprio non.
Sì, sta così, sofferente qua, non riesce né a fare le fusa, mi è venuta in braccio un pochino, quindi l'ho lasciata in braccio senza muovermi, sono stata più di un'ora, però stranamente non fa le fusa. Evidentemente sì, è stata una cosa difficoltosa per la nostra vecchietta, è stato un duro colpo questa anestesia. Non sei più giovincella, Catastellina. Una serie che vorrei consigliarvi tantissimo se vi piacciono i thriller, investigazioni, eccetera, eccetera, su Netflix è Clickbait. A me sta piacendo molto, sono al settimo episodio e cioè la prima volta ne ho visti tipo quattro uno dietro l'altro. Mi ha preso un sacco, quindi se vi piace appunto questo genere è super consigliata. Adesso penso sia arrivata l'ora. Sì, ho fatto la spesa, ragazzi, ho riempito un po' il frigo di mangiare qualcosa. Volevo fare. Ultimamente sto prendendo spesso questi. Sono ravioli agli spinaci con un ripieno di burrata e pomodoro. Sono strabuoni e non è facile trovare qui della pasta fresca, dei ravioli buoni. E a parte un po' di noci e due pistacchi, tipo oggi non ho mangiato nulla per l'ansia, mi si chiude proprio lo stomaco se non sono tranquilla. E in realtà non ho neanche fame perché non la vedo ancora che sta bene, Gatastellina, non sta ancora bene, quindi. Sono, sì, non ho neanche fame, ma mi devo praticamente sforzare perché devo veramente mangiare qualcosa. Io sono così, quando sono super in ansia mi si chiude lo stomaco. I miei ravioli sono pronti, ci ho aggiunto solo un po' di olio d'oliva a crudo e una spruzzata di parmigiano e mi guardo, continuo a guardare la puntata di Clickbait. E gatta Stellina nel frattempo ha mangiato ancora un po' di crocchette, per adesso non sta vomitando, grazie al cielo incrociamo le dita. Ed è andata sulla sedia sotto il tavolo. Sono riuscita a mangiare metà porzione dei ravioli, ragazzi, che già tanto, credetemi, perché ho lo stomaco chiuso a chiave, ok? Sigillato, quindi è tanto. E adesso mi metterò direttamente al montaggio di questo video, ragazzi, perché non voglio fare troppo tardi, anche domani devo svegliarmi presto. Quindi vi mando un bacio gigantesco, anzi. Tanti baci vi mando che vi devono poi bastare fino a lunedì perché questo video lo vedrete domani che è venerdì e quindi è l'ultimo della settimana, poi ci rivediamo lunedì. Come al solito non può mancare il nostro braccio, venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. Vi aggiornerò quanto prima anche su Gatastellina, ma non vi preoccupate, l'importante è che quella massa non fosse un tumore, adesso deve solo riprendersi dall'anestesia. Sono io che sono una mamma troppo apprensiva. Bacio a lunedì, buon weekend.